Quello che sta a cuore al mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose, di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell'economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Di tutti i cambiamenti di lingua che deve affrontare il viaggiatore in terre lontane, nessuno uguaglia quello che lo attende nella città di Ipazia, perché non riguarda le parole, ma le cose. Entrai a Ipazia un mattino. Un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre e io andavo tra le siepi, sicuro di scoprire cose belle e giovani dame fare il bagno. Ma in fondo all'acqua i granchi mordevano gli occhi delle suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi d'alghe. Mi sentii defraudato e volli chiedere giustizia al sultano. Salii le scale di porfido del palazzo dalle cupole più alte. Attraversai sei cortili di maiolica con zampilli. La sala nel mezzo era sbarrata da inferriate. I forzati, con nere catene al piede, issavano rocce di basalto da una cava che s'apre sottoterra. Non mi restava che interrogare i filosofi. Entrai nella grande biblioteca. Mi persi tra i scaffali che crollavano sotto le ripiegature delle pergamene. Seguii l'ordine alfabetico ad alfabeti scomparsi, su e giù per corridoi, scalette e ponti. Nel più remoto gabinetto dei papiri, in una nuvola di fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti d'un adolescente sdraiato su una stuoia che non staccava le labbra da una pipa d'oppio. Dov'è il sapiente? Il fumatore indicò fuori dalla finestra. Era un giardino con giochi infantili, i birilli, l'altalena, la trottola. Il filosofo sedeva sul prato, disse: I segni formano una lingua, ma non quella che credi di conoscere. Capii che dovevo liberarmi dalle immagini che fin qui mi avevano annunciato le cose che cercavo. Solo allora sarei riuscito a intendere il linguaggio di Ipazia. Ora, basta che senta nitrire i cavalli e scioccare le fruste e già mi prende una trepidazione amorosa. A Ipazia devi entrare nelle scuderie, nei maneggi, per vedere le belle donne che montano in sella con le cosce nude e i gambali sui polpacci. E appena s'avvicina un giovane straniero, lo rovesciano su mucchi di fieno o segatura e lo premono coi saldi capezzoli. E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo che la musica, so che va cercata nei cimiteri. I suonatori si nascondono nelle tombe. Da una fossa all'altra si rispondono trilli di flauti, accordi d'arpe. Certo, anche a Ipazia verrà il giorno in cui il solo mio desiderio sarà partire. So che non dovrò scendere al porto, ma salire sul pinnacolo più alto della rocca e aspettare che una nave passi lassù. Ma passerà mai? Non c'è linguaggio senza inganno.